stiamo per andare in vacanza e quindi questa ultima settimana merita una puntata, anche se di lunedì, quindi è l'inizio della settimana, con la nostra Serenella Salomoni. Oggi metto gli applausi a te, visto che vai così come ultimo step. Buongiorno Serenella, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie, grazie. Allora io ti volevo fare una domanda oggi a proposito delle vacanze. Le vacanze dovrebbero essere una fonte di insomma di rilassamento, felicità, di divertimento, piacere. C'è gente invece, certo, che durante le vacanze si stressa e preferiva rimanere al lavoro, anche, cioè è obbligato ad andare in vacanza perché al lavoro gli impongono le ferie e quindi dico no, tu in vacanza, e uno si stressa per vari motivi, poi perché va in vacanza con chi non deve andare, con chi non vuole andare, insomma, che è sta cosa? Ma è vero, perché intanto come al solito noi pretendiamo da certe cose che facciamo il massimo e anche di più, cioè se tu cominci a pensare adesso devo andare in vacanza, mi divertirò, mi rilasserò, poi trovi la coda alla fila di macchine, l'albergo che non è quello giusto, le bambine che piangono, il ristorante che è chiuso, cioè tutta una serie di cose abbastanza normali, perché capita tutti i giorni, non vai in un posto, vai in un bel posto, ma intendo dire, non è che tutto vada bene al 100%. Quindi intanto non pretendiate di avere dalle vacanze tutto quello che non avete fatto prima, nel senso che noi dovremmo anche renderci conto, specialmente adesso, in questo momento che abbiamo così difficile, alle porte di un'impresa che saranno le elezioni a fine settembre. Già. Con tutto quello che c'è stato prima. Già. Quindi, ecco, penso a te che uno va in vacanza dicendo caspita, questo qui non è perfetto perché dopo non avrò più niente, chissà cosa mi succederà. Allora cerchiamo di intanto di imparare da questo, che non deve essere così, che noi dobbiamo durante l'anno concederci qualche cosa per allontanare gli ormoni dello stress e riacquistare la qualità della vita e quindi le endorfine e tutto quello che ci fa stare bene. Questo è quello che dobbiamo fare. E poi partiamo non ponendoci nessun obiettivo, ma sarà quello che sarà, ormai ci devo andare, ci vado. Se poi ho delle persone vicine che vengono con me, bambini, compagni e tutto questo qua, beh, almeno cerchiamo di far sì che per tutti sia una cosa abbastanza piacevole. Quella abbastanza che mi frega. Comunque è tutto chiaro. Sì, è tutto chiaro. Va bene. Allora, buone vacanze, Serenella. Grazie, divertitevi, riposatevi. Un abbraccio a tutti e buone vacanze a voi. A presto.